È stato un pomeriggio da incubo quello vissuto ieri a Montore Alvomano, dove l'incendio di sabato pomeriggio ha ripreso forza, alimentato da forti raffiche di vento. Tanta la preoccupazione in particolare dei residenti che hanno dovuto abbandonare le loro case per ore. Lo sgombero precauzionale si è concluso solo in tarda serata quando i vigili del fuoco, i Canadair, sono riusciti a spegnere le fiamme sulla collina. Il sindaco Fabio Altidonante ha allestito il centro operativo comunale e un centro di raccolta per i cittadini. Numerosi volontari e una pattuglia dei carabinieri hanno partecipato alle operazioni. A distanza di quasi 24 ore dal lancio dell'allarme, quindi l'ora di pranzo di domenica, oggi lunedì, vedete, le immagini sono eloquenti. Una collina, 15 ettari a poche decine di metri dalle case, nera. Un grandissimo lavoro di squadra dei Vigili del Fuoco, Agenzia di Protezione Civile Regionale, tutte le associazioni di protezione civile della provincia di Teramo, un ringraziamento particolare alla Gran Sasso. Siamo riusciti a governare un incendio che nel tardo pomeriggio sembrava quasi che potesse esplodere anche in alcuni palazzi di Montorio. Siamo riusciti anche a far rientrare all'ora di cena, alle 21, i 200 cittadini montoriesi nelle loro case su Viale Duca degli Abruzzi. Un'anziana donna ha avuto un principio di intossicazione da fumo, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. Le fiamme hanno interessato circa 15 ettari di sterpaglie sottobosco nella zona collinare sovrastante Via Duca degli Abruzzi fino a Valle Cupa. Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa della velocità di avanzamento delle fiamme. I vigili del fuoco hanno utilizzato due elicotteri e un Canadair della protezione civile. Un grande ringraziamento e soprattutto dobbiamo stare attenti e sensibilizzare le persone che la superficialità, soprattutto in zone dove ci sono sterpaglie, va assolutamente esclusa, perché basta poco, una cicca di sigaretta, a far partire un incendio che può avere anche conseguenze drammatiche.